Assessore Marcello, questa mattina l'ennesimo sopralluogo per l'ennesima brutta sorpresa. Sì, ancora una brutta sorpresa. Stamattina, in occasione di un sopralluogo che io quotidianamente faccio, in particolarmente in questo periodo dove stiamo facendo con grandissimo impegno sia di forze che economiche per dare alla città un aspetto quantomeno positivissimo in vista dei numerosi turisti che ci saranno su Vasto in occasione della manifestazione di domenica, abbiamo avuto la sgradita sorpresa di vedere ancora una volta che atti vandalici hanno deturpato uno dei posti più belli, in particolare la Loggia Ambri. Abbiamo riscontrato 3-4 vasi rotti ancora una volta e l'estirpazione di buona parte delle piante buttate poi nella sottostante area verde. Cosa devo dire? Io dico che è sconsolante questa situazione. Dobbiamo reagire, tutta la città deve reagire. La città è fatta al 90%, se non di più, di persone per bene che amano questa città. Non possiamo permettere che una piccola parte di vandali deturpano tutto quello che l'amministrazione comunale sta facendo con grandi sacrifici. Un lavoro che la città sta apprezzando, che però non riusciamo a sconfiggere questa parte negativa, e quindi io chiedo alle forze dell'ordine che stanno collaborando, a tutti, alla stampa, a tutti quanti, a tutti i cittadini, di fare gruppo, di fare squadra contro questo aspetto negativo che deturpa l'immagine della città di Vasto. Non meritiamo questo, i cittadini di Vasto non lo meritano e quindi combattiamo tutti questo malcostume. Per cortesia lo chiedo con grande amore e con l'amore che io riverso nei confronti di questa città. Anche questa volta procederete con una denuncia? Sicuramente sì, come potrete vedere c'è già qui sul posto la Polizia Municipale, il comandante da me contattato ha mandato immediatamente una pattuglia, stiamo facendo dei rilievi, ci auguriamo di scoprire i colpevoli di questa situazione, non tralasceremo nulla di intentato per colpirli economicamente e duramente. Vogliamo ricordare che comunque non tutti questi episodi cadono nel vuoto, ma ci sono delle richieste di risarcimento da parte del comune. Sicuramente sì, buona parte degli ultimi atti vandalici sono stati scoperti e quindi stanno pagando duramente, stanno pagando persino a rate il risarcimento, voglio dire per dire che gli stiamo contro, gli stiamo dando addosso, però non tutto al 100% non possiamo garantire nulla, però l'impegno e la forza che ci stiamo mettendo vuole portare a sconfiggere questi atti vandalici colpevoli di tutto ciò.